Il Parco Nazionale della Sila è l'argomento che tratteremo quest'oggi a Pillole di. Lo faremo proprio con il padrone di casa, con il commissario proprio del Parco Nazionale della Sila, il dottor Francesco Curcio. Grazie per aver accolto il nostro invito. Benvenuto nei nostri studi. Prima domanda secca con lei, vorrei provare a tracciare un primo bilancio della sua gestione, perché ricordiamo che è alla guida del Parco Nazionale della Sila da circa 7-8 mesi. Sì, sono arrivato alla guida del Parco Nazionale della Sila esattamente il 24 novembre del 2018, quindi i primi 6 mesi si sono chiusi il 24 di maggio. Siamo a 7 mesi circa dal mio insediamento. Una cosa che ho omesso di dire: il 24 maggio poi è stato riconfermato alla guida del Parco Nazionale della Sila, che non c'è bisogno di dirlo, si trova in Calabria ed è uno dei 4 parchi presenti nella nostra regione. Sì, i parchi nazionali sono 3, in verità, no? Poi c'è il Parco delle Serre, che è un parco regionale delle Serre. Sì, ma è tutto un insieme, tutta una rete di parchi, di riserve naturali, di riserve statali, di riserve regionali, ce ne sono veramente tante. Il bilancio è assolutamente positivo, ma è positivo non tanto perché io ho dato degli input particolari, ma piuttosto perché ho trovato all'interno del parco delle professionalità veramente valide, delle professionalità che fanno del parco un punto di riferimento e un punto di eccellenza. Sono tutte professionalità che spaziano veramente dall'ingegnere all'agronomo, al forestale, all'avvocato, insomma c'è un architetto, insomma c'è veramente una miriade di professionalità. E forse chiedo scusa se la interrompo, ha trovato anche un tessuto imprenditoriale ed economico molto più aperto rispetto al passato. Questo vuol dire che forse il parco viene visto non come un qualcosa di negativo oramai, come avveniva all'inizio, da parte di chi esercita la propria professione, di chi ha un'attività imprenditoriale, di chi abita all'interno del parco, del perimetro del Parco Nazionale della Sila. Sì, è vero, questo credo che è dovuto anche agli incontri che il parco, che è poi destinatario della Carta Europea del Turismo Sostenibile, sta facendo sul territorio, con degli incontri itineranti. Ne abbiamo già fatti 3, faremo il 4 a breve, e in questi incontri invitiamo il più possibile, divulghiamo la notizia in modo da poter coinvolgere e ascoltare fondamentalmente. Noi non andiamo lì per voler dire o voler insegnare delle cose, no, ci presentiamo a questi incontri dove ci sono gli operatori economici, operatori turistici, gente comune che vive all'interno del parco, volontariato, un altro aspetto importante, e andiamo lì dicendo: signori miei, ribaltiamo le cose, ribaltiamo il discorso. Noi siamo venuti qui per ascoltarvi, per cercare di capire quali sono i vostri interessi e cercare di modificare eventualmente le azioni del parco verso i vostri interessi, in modo tale da non dover considerare il parco, così come qualcuno in passato l'ha voluto considerare, un vincolo, ma come un qualcosa che possa portare una vera e propria risorsa per lo sviluppo del territorio. Sì, assolutamente sì. Senta, un altro ruolo importante viene svolto dalle guide ufficiali del parco, che il parco tiene in costante e continuo aggiornamento. Sì, è vero. Io ho trovato già le guide ufficiali del parco, che ho incontrato, che incontro spesso, e
ho voluto, con la loro disponibilità, ho voluto innalzare la loro professionalità facendo seguire a 24, non vorrei sbagliare il numero, ma credo che fossero proprio 24, di questi ragazzi che avevano voglia di apprendere qualcosa in più. L'hanno fatto in base ad un protocollo che il parco ha firmato con AIGAE. AIGAE è a livello nazionale ed è conosciuto anche a livello internazionale, e questo ha consentito, dopo 160 ore di corso con professionisti importanti, gente che sa il fatto suo, e di questo devo ringraziare l'amico Nino Martino, perché è stato lui il promotore di questa iniziativa che ho sposato subito. Sono diventate, queste 24 guide ufficiali sono diventate guide AIGAE, il che significa che sono guide, possono fare le guide su tutto il territorio nazionale, mentre prima erano guide soltanto all'interno del parco, se andavano fuori non avevano un riconoscimento. È stato un progetto bellissimo, le guide entusiaste, tutte queste che sono diventate guide AIGAE, e con loro lavoriamo costantemente. L'ho detto il primo giorno che ho incontrato le guide, sono un po' il biglietto da visita del parco, sono la voce del parco, perché nel momento in cui una guida si porta in giro per il parco, una scolaresca piuttosto che un gruppo di turisti o qualsiasi altra struttura che ha intenzione di far venire nel parco il proprio personale, beh, se non abbiamo una buona e brava guida che spiega cosa c'è all'interno del parco, non solo i sentieri, ma come bisogna, certo, comportarsi all'interno del parco. Assolutamente sì. Ormai devo dire che sono veramente bravi, perché vanno dalla A alla Z di quello che c'è all'interno del parco. E il parco, se mi è consentito, è un pensiero che facevo qualche giorno fa, è un pensiero banale, se vogliamo, no? Però, siccome non l'avevo mai espresso prima, incomincio a parlarne con i miei stretti collaboratori. Un parco è come un libro. Il libro non si racconta, un libro si legge, e questo lo dicono tutti. Il parco non si racconta, un parco va visitato. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo in questo incontro, però stamattina io, andando al parco, mi sono fermato in un punto dove vegetava della ginestra odorosa. Mi sono fermato per sentire i profumi che emanava questa ginestra. Nei dintorni c'era il canto di tanta avifauna. Dico, beh, come la vai a raccontare una cosa del genere? Come lo racconti il profumo della ginestra di Spagna? Non lo puoi raccontare, lo devi vivere. Oppure raccontare un sentiero. Se vuoi lo puoi anche raccontare, con i vostri mezzi potete fare di tutto, però una possiamo cosa è raccontare... Possiamo percorrere il sentiero, sì, a chi ci segue da casa, però un conto è guardarlo, vederlo in televisione, un conto è viverlo. Lo devi vivere con tutti i sensi, nel momento in cui vai in TV lo vedi, quindi attivi un senso, lì devi attivare anche l'olfatto, sentire i profumi, devi attivare il tatto, se trovi un ruscello e ci metti i piedi dentro hai una sensazione completamente diversa che nessun video può darti. Quindi va visitato il parco. Tutti i parchi, attenzione, non ci fermiamo. Io non sponsorizzo il parco della Sila. Io dico i parchi vanno visitati tutti, almeno in Calabria. Fermiamoci in Calabria. Un'altra voce dei parchi però può essere rappresentata dai tanti volontari che sono appassionati della montagna, e che percorrono il lungo e il largo, in questo caso il Parco Nazionale della Sila. Sì. Solo le guide. No, perché poi bisogna essere innamorati. Assolutamente. Diciamo che le guide sono un punto di riferimento importante.
Poi ci sono tante altre associazioni che frequentano il parco. Mi viene in mente una importantissima, è quella del soccorso alpino. Guai a non avere il soccorso. Svolgono assolutamente un servizio, un ruolo fondamentale. Assolutamente, anche con loro abbiamo firmato e sottoscritto un protocollo di intesa. Addirittura loro hanno anche una piccola stanza all'interno delle strutture del parco e viviamo in perfetta simbiosi. C'è il presidente regionale con il quale io mi raccolgo. Colgo l'occasione per rivolgere un saluto a Giacomo Zaffè, che è un altro appassionato ed è stato ospite qui nei nostri studi. È un appassionato di montagna prima ancora di diventare soccorritore, poi presidente regionale. Io la devo interrompere un attimino perché dobbiamo cedere la linea alla regia per qualche consiglio. Andiamo in pubblicità, a fra poco. Museo dell'Olio Gabro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Oggi il mondo del lavoro ricerca tecnici di alta specializzazione tecnologica. Gli ITS, scuole di alta specializzazione post diploma, rispondono a questa esigenza. Gli ITS rappresentano il tuo futuro. Scegli la specializzazione che più ti piace. Fondazione ITS Tirreno Fuscaldo Marina. Tecnico superiore per la produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali. Tecnico superiore per la gestione innovativa delle strutture turistico-ricettive e delle attività culturali turismo. Fondazione ITS Reggio Calabria. Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti. Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. ITS Pegasus Apo Listena. Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche. ITS Pinta a Cutro. Tecnico superiore per l'enogastronomia. Tecnico superiore per la vendita online di prodotti e servizi agroalimentari. Gli ITS sono scuole pubbliche post diploma che formano tecnici specializzati insieme ai futuri datori di lavoro. Non farti sfuggire questa occasione. Sistema ITS. La scelta giusta per il tuo futuro. Finalmente anche a Cosenza, Acqua Più, il primo distributore automatico di acque minerali in cassa. Disponibile H24 con i prezzi più competitivi sul mercato. Parcheggia di fianco al distributore, seleziona l'acqua che desideri e carica in auto. Con Acqua Più, basta file ai supermercati. Vieni a trovarci in via Padre Giglio numero 6 a Cosenza. Visita il sito www.acquapiu.eu oppure telefona allo 0984 40 38 79. Acqua Più, tutte le acque che vuoi tu. Commissario Curcio, io qui mi ritrovo questa borraccia non perché fa caldo e ho sete, ma perché è una borraccia che ha portato lei e fa parte di una importante e lodevole iniziativa rivolta alle scolaresche che abitano all'interno del perimetro del parco, anche perché lei si è fatto promotore, oltre a questa iniziativa, anche di un'altra. Parliamo della campagna di Plastic Free che potrebbe partire a breve, o sbaglio? No, diciamo che l'idea della borraccia, che ha proprio riscosso un successo inaspettato. La borraccia, perché questa borraccia? Ecco perché la borraccia. Intanto perché io me la porto dietro, perché ogni tanto mi disseto. Sento che c'è. Sì, mi disseto, la porto sempre nel mio zaino. Ho pensato da subito, ed è partito questo progetto Plastic Free, che poi è un progetto, che è stato lanciato dal Ministero dell'Ambiente, e in buona sostanza noi dobbiamo cercare di abbattere la plastica. Al di là di quello che sono le norme che da qui a breve entreranno in vigore in modo più restringente anche in Italia a seguito delle decisioni della Commissione europea. Dobbiamo fare tutti una piccola parte. Questo è un cammino lunghissimo, quello dell'approccio a Plastic Free. Però tutti i cammini impegnativi, lunghi, cominciano con un primo passo. Qualsiasi cosa facciamo, iniziamo. Un cammino che magari terminerà da qui a un anno. Però dobbiamo fare il primo passo. Se lo facciamo tutti insieme, questo primo passo, otteniamo dei risultati importanti.
I bambini ai quali abbiamo regalato, abbiamo dedicato una giornata di educazione ambientale. Anche perché sono molte le scolaresche che vengono a fare queste passeggiate ecologiche e naturalistiche all'interno dei sentieri del parco. Sì, ma siamo andati noi presso i plessi scolastici, abbiamo fatto prima un'indagine sulla popolazione scolastica, in particolare prima, seconda e terza elementare, e dopodiché abbiamo pianificato le giornate di educazione ambientale con la contemporanea consegna della borraccetta in alluminio. Dicendo ai bambini alla fine, perché poi c'è, quando gli viene consegnata la borraccia c'è un esploit di contentezza da parte di questi bambini, gli consegniamo la borraccetta dicendogli: lasciate la bottiglia di plastica a casa e portatevi nello zaino la borraccia del parco. E dicendo possibilmente tra di voi: io sono ambiente. Perché è importante la disincentivazione della plastica. Assolutamente della plastica, sì. Perché assolutamente sì. Purtroppo è presente, molto presente. Troppo. Anche all'interno del perimetro del Parco Nazionale d'Asila. Eh sì, purtroppo è presente. Un'altra cosa che abbiamo fatto al parco: se lei viene al parco, presso la sede non trova nulla che possa essere di plastica, zero plastica. Sì. Dovrebbero farlo anche i comuni. C'è qualche sindaco, evidentemente un po' più attento a questa problematica, che ha voluto inserire nei contratti che andrà a fare con il gestore delle mense scolastiche il divieto di utilizzo della plastica. Mi sembra una bella cosa. Perché tutto questo serve a preservare i vari microcosmi che sono presenti all'interno del Parco Nazionale dell'Asila, se vogliamo continuare a goderceli. Pensiamo a quello che arriva a mare. Pensiamo a tutta la plastica che arriva a mare. E a mare non è che ci arriva solo da parte di chi va lì a depositare, ci arriva attraverso tutti. Certo. Senta, lei all'inizio del suo mandato ha fatto un giro, ha incontrato, forse starà continuando a incontrare i sindaci che amministrano i comuni all'interno del perimetro del parco. Sì, io ho ritenuto importante e doveroso anche dover portare un saluto del parco a tutti i sindaci che rientrano all'interno del perimetro, e questo un perimetro ambio che tocca le tre province che tocca Cosenza, Catanzaro, Crotone e Catanzaro. Esatto, che poi diventa ancora più vasto nel momento in cui lo allarghiamo a quello che è stato il riconoscimento UNESCO sulla riserva MAB and Biosphere, molto molto più ampliata. E ovviamente anche lì stiamo facendo tutta una serie di interventi, ma volendo rimanere all'interno del parco, perché sennò diventava complicato andare a visitare tutti i sindaci della riserva MAB. Io nel primo periodo del mio mandato, per fortuna sono riuscito poi a concludere questa mia idea, sono andata a far visita a tutti i sindaci e ai tre presidenti delle province Catanzaro, Cosenza e Crotone. Devo dire che ne ho ottenuto... Un incontro stimolatore, di sensibilizzazione. Sì, anche lì sono andato per ascoltare quali possono essere i contributi del parco verso i cittadini di quel comune piuttosto che di un altro, perché ogni comune ha delle peculiarità diverse, degli interessi anche diversi. Ovviamente quando gli interessi del comune sposano con gli interessi del parco, tutto viene più facile, portiamo avanti dei progetti comuni, unitari. E poi la conoscenza delle persone è fondamentale. Se io parlo al telefono con il sindaco di Cotronei, so con chi sto parlando. Adesso sta avvenendo il giro al contrario, ci sono i nuovi sindaci, addirittura un sindaco nell'ultima tornata elettorale, il sindaco di Aprigliano è venuto a farmi visita
tre giorni fa, una visita graditissima, peraltro fatta proprio, ha avuto l'idea, mi ha detto che aveva proprio necessità di venire a parlare con qualcuno del parco, perché vuole instaurare col parco un costante, un continuo rapporto per portare avanti i progetti che ha in mente il comune, che ha come idea il comune, e vedere se sposano con le esigenze. Perché questi progetti possono essere fatti propri, se non in toto, in parte, anche da parte del parco. Sì, a volte li facciamo con finanziamento totale da parte del parco, a volte li facciamo con una sorta di cofinanziamento con i comuni. In questa stagione... E con fondi regionali, non dimentichiamo che la regione, in particolare l'assessorato al turismo, e qui mi piace salutare e ringraziare l'assessore Antonella Rizzo, che c'è vicinissima, così come tutto il suo staff, dal dottor Aramini e tutti quanti gli altri, ma ovviamente al presidente, anche al presidente Oliverio, perché il parco riceve tutta una serie di finanziamenti anche da parte della regione per portare avanti progetti comuni, ma sempre per lo più in tema ambientale. Ma il parco può e deve crescere non soltanto attraverso gli attori istituzionali, ma anche attraverso soggetti attori privati che vivono 365 giorni sul territorio. Assolutamente. È una mentalità che sta cambiando, stanno incominciando a capire questa importanza, oppure... Sta cambiando. Ripeto, questi incontri che stiamo facendo con... per via della CEZ sono importanti, sono fondamentali. Abbiamo sempre dei ritorni importanti, fondamentali. A volte riscopriamo alcune cose che ci vengono dette che c'erano sfuggite. C'è però quella persona, quel cittadino che era presente, piuttosto che l'operatore economico, nel momento in cui ha detto quella cosa ha centrato un problema di cui noi dobbiamo farci carico. Ecco, ascoltare e condividere. Ovviamente dobbiamo portare anche la conoscenza sul territorio, perché se il territorio non sa, parliamo tra persone che non si capiscono. Senta, questa forse è la stagione più bella per il parco, perché lo si può vivere a pieno. Sì. Quali attività, anche se non ce n'è bisogno, però ripeterlo non fa male, quali attività si possono praticare? Ma, considerato che ci sono circa 700 km di sentieri già tracciati all'interno del perimetro, basterebbe incominciare a percorrere i sentieri a piedi piuttosto che in mountain bike. Stiamo portando avanti per esempio dei progetti con finanziamenti regionali per quanto riguarda la ciclovia e la sentieristica all'interno dei sentieri che riguardano anche Gioacchino da Fiore piuttosto che San Francesco di Paola. Insomma, è tutto un subbuglio di idee, di progetti, che alcuni completati, altri in itinere. Sempre nel pieno rispetto della natura, rispettando assolutamente, la montagna. Assolutamente, deve essere... Chi vuole venire o pensa di... Perché c'è tanta gente che viene a proporre progetti, no? Dice, guarda, io, ma a me è venuta questa idea, cosa ne pensi? Dico, guarda, se ti premetto che se parliamo di un qualcosa che può servire per fare marketing, per fare divulgazione, per fare ambiente, per tutelare la biodiversità, va tutto benissimo. Mettiamoci insieme, sediamoci e discutiamo di cosa è possibile fare. Diversamente è inutile che parliamo. Dice, signori miei, se venite qua pensando di poter fare di tutto e di più, soltanto pensando a portare persone all'interno del parco, ma solo come numero, senza pensare a come ci si comporta, a come ci si deve comportare all'interno di un'area protetta, e non va bene. Beh, assolutamente no. Il nostro tempo a disposizione è terminato qui, io la ringrazio per essere stato ospite qui nei nostri studi, e ringrazio anche a voi che ci avete seguito da casa, e arrivederci alla prossima settimana. Buonasera.